Buongiorno a tutti, in questo video storia della floriterapia di Bach, di chi ne ha raccolto l'eredità e di chi ha sviluppato gli studi successivi a quelli portati a termine dallo stesso Edward Bach. Bach nasce a Moseley, vicino a Birmingham, nel 1886 e nel 1906, quindi all'incirca 20 anni, si iscrive alla facoltà di medicina di Londra. Dopo la laurea lavorerà a Londra in un ospedale in cui studierà proprio i ceppi batterici che originano le malattie. Nel 1922 Edward Bach farà un'esperienza importante nella sua vita. Si ammalerà di un tumore maligno alla milza e verrà operato a seguito di questa malattia. A Edward Bach avevano dato soltanto 3 mesi di vita e lui in 3 mesi è riuscito a recuperare la salute e a tornare a studiare. A seguito di questo si specializza in omeopatia nel London Homeopathic Hospital e quindi conosce il pensiero di Samuel Hahnemann, il padre fondatore dell'omeopatia. Da esso Bach impara che il sintomo mentale è addirittura più importante dei sintomi che presenta il corpo, al fine della scelta del rimedio e al fine proprio di comprendere anche le origini della malattia. La scelta derivava infatti da un'attenta osservazione del malato e del suo atteggiamento mentale, che a questo punto diventa per Edward Bach fondamentale. Bach comprende che il motivo per cui è riuscito a guarire dalla sua malattia è la passione e la sensazione che c'era ancora qualcosa che lui doveva fare rispetto alle scoperte, agli studi che potevano essere utili proprio per la medicina e quindi per curare le malattie dell'uomo. In quegli anni Bach scoprì i nosodi, che sono 7 rimedi per 7 diversi ceppi batterici che causano malattie, e andò oltre questa scoperta, la approfondì abbinando ad ogni nosodo una struttura mentale particolare. Bach aveva compreso che la malattia partiva da un atteggiamento mentale che derivava anche dal fatto che la persona possedeva una differente struttura spirituale e psichica. Nel 1928, quindi prima di ritirarsi nel Galles e scoprire i fiori di Bach, Bach aveva già trovato i primi 3 rimedi facenti parte del gruppo dei 12 guaritori, che erano nell'ordine Mimulus, Clematis e Impatiens. Nel 1930, comprendendo che aveva bisogno veramente di isolarsi e di riflettere molto per riuscire a portare avanti ciò che aveva in mente, Bach si trasferì nel Galles, che era la sua terra d'origine, e, insieme alla sua assistente Nora Wicks, e gli proseguì le sue ricerche. Giunto a destinazione si accorse di avere con sé una valigia che per errore conteneva molte paia di scarpe invece che gli alambicchi e le provette con i quali avrebbe potuto continuare i suoi studi. La sua apertura e disponibilità verso le intuizioni e i suggerimenti divini era così grande in quest'uomo che egli intuì che questo scambio di valigia in realtà era un messaggio e che doveva cercare ciò che voleva passeggiando in mezzo alla natura. E fu proprio passeggiando nella campagna e nei boschi che Bach incontrò la restante parte dei 38 rimedi floreali. Inizialmente suddivise i fiori in 12 guaritori, 7 aiuti e 19 rimedi che vennero estrapolati col metodo della cottura e che furono gli ultimi da lui scoperti, proprio nell'ultimo periodo della sua vita. Durante i suoi studi Bach fu osteggiato dalla classe medica per 2 motivi. Prima di tutto perché la sua assistente e altre persone con cui collaborava non avevano in realtà nessuna competenza dal punto di vista medico. E l'altro motivo per cui fu molto criticato era il fatto che Bach spiegava a tutti come si poteva curare con i suoi rimedi floreali, non soltanto a chi era medico. Nel 1936, all'età di 50 anni, Bach comprese
di aver terminato il pacchetto dei 38 rimedi floreali e quindi di aver terminato la sua fondamentale scoperta. E a quel punto iniziò a fare delle conferenze per vedere di divulgare il suo metodo. Alla fine di novembre di quell'anno Edward Bach morì nel sonno per un attacco cardiaco, quindi probabilmente non si accorse nemmeno di morire. Questa è la tipica morte che fanno le persone grandi, con un grande animo. Bach lasciò di sé pochi scritti anche dei suoi stessi studi. I pochi scritti di Bach che sono stati tradotti in italiano li possiamo trovare nel libro Le opere complete di Edward Bach, edito dalla Macrolibrarsi, mi pare. Qui c'è un condensato sia di lettere che Bach scriveva ai suoi collaboratori, alle persone che conosceva, sia un resoconto sulla scoperta inerente ai fiori. I fiori descritti da Edward Bach all'interno di questo libro presentano una descrizione poetica e contraddistinti proprio dalla finezza d'animo che lo distingueva. I suoi studi e la sua eredità di pensiero furono raccolti dalla sua collaboratrice Nora Wicks e da Victor Buhler, che fondarono a Mount Vernon, nella casa dove egli viveva in quegli anni, il Bach Center. Essi stessi contribuirono a formare gli attuali dirigenti di questo centro, che sono i primi che si sono cimentati nella diffusione e nella produzione di corsi per insegnare a utilizzare i fiori di Bach. A Mount Vernon ancora adesso c'è la casa dove Edward Bach visse. Parlando di tempi più recenti, una scrittrice di numerosi libri, di numerosi testi sulla floriterapia di Bach, che è stata anche la prima autrice dalla quale io ho studiato i rimedi floreali di Bach, e sicuramente un'autorità riguardo alla floriterapia, è Mechthild Scheffer. La Scheffer ha ampliato la letteratura e la casistica dei fiori, anche la loro descrizione, la descrizione delle tipologie dei fiori, e quindi si può dire che ha proseguito gli studi di Edward Bach, cosa che egli stesso aveva incoraggiato a fare durante la sua esistenza, ritenendosi soltanto lo scopritore del metodo. La Scheffer, nei suoi testi molto interessanti, spiega anche come agiscono i fiori. Una cosa che mi piace tantissimo dei testi della Mechthild Scheffer è che spiega proprio come ci sia un'apertura della mente e del cuore verso questo sé superiore quando si utilizzano i fiori di Bach. C'è addirittura un disegno che rappresenta questo. La Scheffer descrive la floriterapia come un metodo in grado di risolvere stati d'animo e malattie del corpo conseguenti e derivanti da questi stati d'animo. Ovviamente parliamo di stati d'animo negativi. E la scomparsa dei sintomi poteva essere accompagnata dall'insorgenza di sintomi nuovi. La Scheffer ha elaborato una teoria secondo la quale, quando si tratta qualcuno o quando ci si tratta in autotrattamento anche con i fiori di Bach, è come togliere strati a una cipolla. Per cui quando utilizziamo un fiore si libera uno strato del nostro essere. E questa è una teoria che sicuramente è reale. Quindi curarsi con i fiori è qualcosa che avviene strato dopo strato, esattamente come sbucciando una cipolla. Come ho più volte raccontato in altri video, io ho scoperto e utilizzato i fiori essenzialmente per aiutare me e mio figlio nella seconda maternità, che per me è stata una maternità speciale. Mio figlio presentava problemi di comportamento e difficoltà di apprendimento, questo in seguito, quando è stato un po' più grandicello. E per sostenere me, che avevo il compito di crescere questo bimbo di me, e insieme dovevo mandare avanti una famiglia di 4 persone e lavorare, portare avanti anche la mia professione di infermiera. In quel periodo mi è servito apprendere velocemente come si utilizzavano i fiori e come si utilizzavano anche bene. E i testi della Scheffer non parlavano
sia di possibili ed eventuali effetti collaterali indotti dai fiori di Bach, sia di come comportarsi quando insorgeva un sintomo nuovo e magari avevano appena iniziato a trattare un altro sintomo con i fiori. Per cui eravamo in quella fase in cui non era ancora possibile dire che era terminato il trattamento di un sintomo e dovevamo contrastare l'insorgenza di un sintomo nuovo. Rispetto a questa problematica, che è reale perché con i fiori questo può capitare realmente, nel libro della Scheffer io non ho trovato quel supporto indispensabile per proseguire a lavorare con i fiori sul mio figlio. E così ho continuato a leggere altri autori nella speranza di trovare più informazioni rispetto a come condurre una floriterapia di lunga durata, come quella che serviva sia a me che a mio figlio. Nel mio caso specifico osservavo spesso in mio figlio il palesarsi di una situazione opposta a quella per la quale avevo somministrato i fiori. Passava dalla paura di trovarsi all'asilo, quindi in un ambiente per lui nuovo, a spintonare e tirare calci ai compagni, cosa che non mi stava bene perché io desideravo invece che mio figlio si integrasse col resto della classe. Peraltro non potevo chiedere a mio figlio che cosa provasse, che cosa sentiva di diverso dopo l'assunzione dei fiori. Oltre a essere troppo piccolo per potermi parlare dei suoi stati d'animo, mio figlio è rimasto non verbale fino a circa 4 anni. Ho scoperto così, girando per librerie, un nuovo autore e un nuovo studioso dei fiori di Bach, un certo Kramer, che aveva scritto addirittura 3 libri, uno conseguenziale all'altro, che io ho letto con molta passione. Questo autore ha fatto 2 eccezionali scoperte in merito alla terapia con i fiori di Bach. La prima deriva da una grande intuizione che egli ha avuto, quella che i fiori di Bach costituiscano in realtà un sistema chiuso, costituito da 38 archetipi degli stati d'animo umani, e questo sistema, in cui ogni fiore ha una ragione d'essere, è regolato da leggi ben precise, alle quali le essenze floreali rispondono. Questo rende facile e deducibile il loro utilizzo e soprattutto permette di capire che cosa sta capitando durante un trattamento con la floriterapia e come intervenire. Per esempio, se dobbiamo aggiungere altri fiori per riportare la situazione in equilibrio. Quella volta di mio figlio ho aggiunto Vine alla miscela di fiori e tutto si è risolto. Quindi quella punta di aggressività che stava sviluppando verso i suoi compagni è rientrata perfettamente. Kramer ha fatto qualcosa in più, oltre che comprendere che questi fiori sono un sistema chiuso che risponde a delle leggi ben precise. Ha sfruttato un sistema già esistente in cui ha inserito le essenze floreali. E questo sistema già esistente è quello delle 5 logge energetiche della medicina cinese, che contiene già per definizione al suo interno un ciclo di controllo e uno di nutrimento. E ha fatto di più, ha abbinato ad ogni loggia energetica un fiore che rappresenti effettivamente quella loggia, quindi quel tipo di energia, e altri 6 fiori minori, diviso in triplette, una a cui ha dato una valenza yin e l'altra a cui ha dato la valenza yang, e queste triplette ai meridiani della medicina energetica cinese. Questo sistema aveva inoltre il vantaggio di essere conosciuto già da molti naturopati, da molti medici che si occupavano di medicina naturale. Io stessa avevo in precedenza studiato i meridiani e le energie della medicina energetica cinese, e quando mi sono trovata il suo libro tra le mani mi ci è voluto veramente poco per calarmi dentro alla sua interpretazione della floriterapia di Bach
e per riuscire a svilupparla ulteriormente introducendo questa tecnica, che per me è stata veramente una rivelazione e ha dato dei risultati stupendi, soprattutto con mio figlio. E la sensazione che ho avuto è stata quella di non essere più persa in un mare in cui non riuscivo a navigare perché non avevo una bussola. Avevo dei raffronti che mi permettevano veramente di rendermi conto cosa stava succedendo, in quale punto mi trovavo, come potevo correggere una miscela di fiori, cosa stava capitando. Dal concetto di buccia di cipolla alla possibilità di agire con precisione quasi chirurgica sia nella prescrizione di una miscela di fiori, perché questo metodo permette anche di prescrivere delle miscele di fiori che contengono molti fiori senza turbare l'equilibrio della miscela stessa e senza provocare effetti collaterali. Ma le intuizioni di Kramer non si sono fermate qua. Egli ha compreso che ad ogni fiore corrisponde una zona cutanea e in questo modo ha mappato l'intero corpo umano, dando ad ogni pezzettino di superficie cutanea un fiore. E questo ha ulteriormente ampliato le possibilità non solo di trattamento attraverso i fiori di Bach, ma anche di comprensione di quello che sta dietro alla comparsa dei sintomi. Pensiamo per esempio a qualsiasi manifestazione che abbiamo sulla pelle, un eritema, un eczema, un brufolo. Noi possiamo trattarlo con il fiore specifico collegato a quella zona, ma possiamo anche semplicemente andarci a leggere quale fiore è rappresentato da quella zona cutanea e comprendere che nella nostra vita in quel momento c'è qualcosa da sistemare rispetto all'aspetto negativo espresso da quel fiore, ed è per questo che si è manifestato quel sintomo. Se anche voi imparerete a fare questo, scoprirete veramente un mondo. Con cui questo accade, teniamo presente che Kramer era un sensitivo e attraverso la sua sensitività, esattamente come Edward Bach ha scoperto l'intero sistema dei fiori, questo Kramer, utilizzando la propria sensibilità, è stato in grado di mappare il corpo. Quindi non si tratta di ricerche portate avanti con i cosiddetti metodi scientifici, si tratta di ricerche portate avanti con la sensibilità, con la sensitività, e quindi ancora più approfondite ed accurate, secondo me. Un altro grande erede del patrimonio della floriterapia di Bach è Riccardo Orozco, di cui ho già accennato in altri video. Di lui e di ciò che ha scoperto e dei suoi studi parlerò in un altro video. Ha fondato anche lui un centro per gli studi sui fiori di Bach, la cui sede si trova appunto a Barcellona. Fatto, secondo me, molto di più, essendo un medico, proprio l'aspetto che riguarda trattare le malattie del corpo con i fiori di Bach. E poi ha lavorato molto anche sulla differenza tra le varie essenze, ha prodotto libri in cui spiega nel dettaglio la differenza tra le varie essenze, mettendo anche le varie essenze floreali a confronto, e questo è molto interessante. Per questo video io concludo qui. Come ho già detto, procederò a un rifacimento dei video sui fiori, non tanto perché non ci siano contenute le informazioni che volevo trasmettervi, perché desidero produrre dei filmati un pochino più lunghi, magari introdurre anche le foto dei fiori e soprattutto riuscire a indicizzarli un po' meglio, adesso che ho capito alcune cose rispetto all'uso proprio del canale YouTube. Riproporrò l'intera carrellata, naturalmente con un po' più di calma e tranquillità, perché voglio fare le cose bene. Intanto vi saluto, vi mando un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!